come va? Sto bene. Sto bene, perché? Perché non dovrei stare bene? Ci stiamo solo accertando, ci accertiamo. Da quanto tempo siamo qui? Siamo quassù da 6 ore e 35 minuti. Lo so. E allora? Senza rete del cellulare né internet. Senza nessun contatto, in nessun modo, con nulla del mondo esterno. Totalmente scollegati da tutto e da tutti. Sto bene. Ci sono tacche? Guardo. Senza ricezione. Ma l'ho detto, ragazzi, non avrò paura. Vedi, ogni volta dici che stai bene, però adesso inizi ad avere il panico. Dai, di matto. Sei tutto spaventato. Non sono spaventato. Beh, forse io e Justin ti lasciamo qui, in questa tenda, tutto da solo. Tutto da solo? Ma tu odi stare da solo. Ma ragazzi, perché mi state facendo questo? Abbiamo organizzato questa gita in tenda per il solo obiettivo, perché tu possa affrontare la paura di... Ma sto bene, non ho paura. Osservatemi, non c'è nemmeno un tremolio. Ciao, Taylor. Oh, è qui? Ma chi è qui? La mia paura si è appena presentata e sta facendo quella cosa spaventosa con la torcia. Cos'è questa cosa che fa paura con la torcia? Sai quando tieni la torcia vicino al mento e ti fa la faccia da folle cattivo? Come questa? Sì, come quella. Ok, bene. Tu dovresti dire alla paura di smetterla. Bene. Paura? I miei amici mi hanno detto di dirti di smetterla. Ma io non voglio smetterla. La paura dice che non vuole. Tyler, ricordati ciò di cui abbiamo parlato. Bene, paura. Dacci un taglio. Come vuoi. La paura ha spento la sua torcia. Beh, di grazia alla paura. Non fare l'educato, datti una mossa. Giusto. Sì, dimmi. Oh! Beh, che c'è? La paura è proprio dietro di voi, ragazzi. Oh, oh, questa è la tua paura, non la nostra. Già. Sai, Taylor, seduto in questa tenda, sei totalmente isolato da chiunque nel mondo. Lo so. Non è divertente essere da soli. Credo che tu sarai da solo per il resto della tua vita. Cos'è che sta dicendo la paura? Mi sta dicendo che starò da solo per il resto della mia vita. Te lo prometto. Davvero? Lo pensi davvero? Tyler, devi riprenderti. Di alla paura le parole per cui sei venuto qui. Va bene, bene. Paura, ho qualcosa per te. Sì? Una mappa. Cos'è? Una mappa per fare escursioni? Dove porta questa mappa? Fuori dalla mia vita. Come, scusa? Sei avvisato. Non avrò più paura di essere solo. Sì, avrai ancora paura. No! Non avrò paura. Senti, amico, non sono mai solo. Dio è sempre con me. Coraggio. E te lo dico ora, di uscire dalla mia mente, dalla mia vita, da questa tenda. Lasciami dipendere da Dio, che non mi ha mai abbandonato. Perciò, questo è davvero il modo in cui ti senti? Sì, questo è davvero come mi sento. Questo non ti fa cambiare idea? Mi spiace. Ebbene? Se n'è andato. L'avrei dovuto fare tantissimo tempo fa. Affrontare la paura con l'aiuto di Dio funziona. Allora, congratulazioni. Ma davvero? Ho appena sperimentato la vittoria e voi ragazzi fate in questo modo. Sta arrivando. Davvero? Sta arrivando. Il pensiero di rimanere per sempre da soli è una delle paure più paralizzanti che molti di noi stanno affrontando. Se stai lottando con questa paura, sei in buona compagnia. Anche l'Apostolo Paolo ha affrontato questa sensazione di essere soli. Attraverso la sua esperienza, credo che Dio ci insegnerà quattro verità fondamentali per vivere una vita piena e soddisfacente. Adesso Gesù viene da noi e dice: «Sei disconnesso dal Padre, ma io sono venuto per fare da ponte tra te e il Padre, e quel ponte è la croce di Gesù Cristo. Se cammini su quel ponte per fede e rimetti la tua fiducia in mio figlio Gesù Cristo, tu non dovrai mai, mai, mai essere nuovamente disconnesso».